in giro la voce che sono malato, perché anzi in giro la voce perché ho detto che i medici hanno detto che ci vorrà ancora un anno prima che abbia recuperato completamente la mia forma, ma un anno di convalescenza, allora dovete scrivere convalescenza, COMV, non malattia, perché se leggo ancora malattia vado a casa per quello che era scritta e non prendo bastonate. Mi chiamo Vasco Rossi, Death in Project, mi piace il nome, è un'associazione no profit culturale, cioè, culturale anche, sì, è giusto, insomma, che si occupa di, appunto, di dare aiuto a questa e di consegnare due borse di studio che sono onorato che l'Accademia della Scala mi abbia permesso di entrare, di dare due borse di studio all'anno per, appunto, per aiutare questa arte che mi piace molto e che ha bisogno anche di aiuto. Perché uno si immagina, no? Vasco è... Non c'è da mangiare niente. No, hai capito? La più grande rockstar, l'unica rockstar italiana, l'unica vera rockstar italiana è quello che doma gli stadi, quello che è capace di tenere il domatore degli stadi, no? Palchi. E dice, ma cosa c'entra con questa cosa qua? Invece c'entra un sacco. Sì, c'entra un sacco perché tu hai detto è un'arte che si assomiglia anche molto. Ma soprattutto intanto devo dire che io sono dimesso dopo 30 anni di soddisfacente, eccezionale carriera da rockstar, quindi non sono più una rockstar. Adesso sono tornato l'artista Vasco Rossi. E per l'Accademia è un bellissimo evento, perché il fatto che una star come Vasco Rossi abbia voluto riconoscere a degli studenti dell'Accademia delle borse di studio è un segno dell'importanza dell'Accademia da un lato e tra l'altro della sensibilità artistica e culturale di Vasco Rossi. Moltissimo, ma non mi occupo di politica, e c'è perché uno o si occupa di politica e fa politica, oppure è inutile stare a parlare al bar o parlare qua. Io faccio una roba. Pensa a quelli che dicono: no, ma Vasco, quello là è un tipo poco raccomandare, poi lo vedono Vasco in mezzo a un'accademia di ballo. Sì, perché impazziscono. Comunque Vasco Rossi è un tipo poco raccomandabile, chiaramente, assolutamente poco raccomandabile. Un esempio da non seguire. C'è un esperimento da non eseguire a casa, come dicono a scuola, non lo fate perché è pericolosissimo.